Metà strada della zona industriale di Melfi non è illuminata. Una riunione in prefettura a Potenza ha messo a punto gli interventi per ripristinare la sicurezza dell'area. Su quel tratto a dicembre un'operaia è stata travolta da un autobus. Per noi c'era Linda Dorigo. Rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale, in particolare in prossimità degli attraversamenti pedonali e ripristino del tratto di illuminazione mancante. 20 giorni dopo la morte dell'operaia della LNM di San Nicola di Melfi, Rossella Mastromartino, un tavolo in prefettura Potenza ha definito gli interventi per la messa in sicurezza dell'area industriale. Ho avuto ampia assicurazione da parte del governo regionale e dei gestori delle aree che gli interventi saranno estremamente rapidi. Ho disposto nelle scorse settimane un sopralluogo tecnico da parte della Polizia Stradale. Sopralluogo che il comandante Giovanni Consoli ha reso noto durante l'incontro, specificando che su 3 km e 400 metri di strada totale, 1 km e 750 non sono illuminati. L'amministrazione comunale di Melfi ha installato in via temporanea 8 fari nei punti più critici, ma gli interventi definitivi saranno finanziati dalla Regione. Nell'ambito di una mappatura di tutte le aree industriali presenti sul territorio, ha specificato Bardi durante l'incontro, saranno stanziati dei finanziamenti ad hoc per renderle sicure e fruibili. Il caso della 36enne investita all'alba del 18 dicembre da un pullman sulle strisce pedonali dopo aver terminato il turno di lavoro ha mobilitato le rappresentanze sindacali che da anni ormai chiedono un intervento su quel tratto di strada perché privo di illuminazione. Presenti all'incontro i segretari regionali di CGIL, CISL e UIL, oltre a INAIL, il consorzio ASI in liquidazione e responsabile dell'area, che ha promesso una manutenzione straordinaria in attesa dello stanziamento dei fondi regionali. Disponibilità è stata manifestata anche dalla provincia, che metterà a disposizione le risorse per riasfaltare la strada.